Teresa. Da noi della diaspora. Scrivere della terra che per bisogno prima e per scelta dopo si è abbandonata. Il paradosso del figlio scappato di casa, che rientra e vorrebbe raccontare la storia della famiglia, magari criticandola. L'averla pensata e ricordata anche ossessivamente non diminuisce il vuoto che si è creato. Il senso di colpa di questa lontananza è un freno, ma paradossalmente accelera il desiderio del riavvicinamento. Forse rimorso senza peccato, di certo le radici ci perseguitano. La mia partenza è stata uno strappo e quello strappo duole ancora, la cicatrice è sempre aperta. Il rapporto con la propria terra non è misurabile, sale e scende con picchi che tormentano, si annida, si nasconde per poi esplodere in ascissi. Il tempo, quello che tutto fa dimenticare, che tutto appiana, questa volta sembra si sia impigrito. La persecuzione non avrà fine. Nei miei rari rientri, il primo termometro della mia presenza è dato dal saluto di coloro che incontro. C'è chi ti saluta come il primo giorno che sei partito e lo senti vicino per tutta la durata dell'incontro. C'è chi invece, per il tempo passato o per la scarsa confidenza precedente, ti saluta come un forestiero. La sola constatazione che nei confronti anche di uno solo del tuo paese tu possa apparire un forestiero riapre la ferita anche a casa. Il paese mi appare avvolto da un grande silenzio. Se il tempo non guarisce le ferite, abitua però il corpo a sopportarle, entrano a far parte della nostra normalità. Orune non bestimbida. Orune non è in paese, mi dissi un giorno un paesano al quale chiesi le nuove. Difficile e arduo commentare queste parole. Difficile e anche ingiusto rassegnarsi a questa immagine quasi tragica di solitudine e di vuoto. Bisogna fare uno sforzo enorme per spostare il pensiero da ciò che appare a ciò che invece vorremmo che sia. In tutto il mio racconto trovo cose che avrei voluto fossero solo un ricordo, invece sono ancora dura realtà, e altre che avrei voluto fossero presenti, invece sono solamente un ricordo. Mi consolo pensando che forse sono io ad avere una percezione errata delle cose. Orune è un immenso patrimonio umano sparso per il mondo, eppure sembra non saperlo. Dei 4.000 abitanti che sono partiti ignora molto, quasi tutto. Non sa soprattutto se essi possono essere un'opportunità per il paese o se il paese può essere un'opportunità per loro. Non è solo un problema di nostalgia. La progettualità, l'arte, la fantasia, la volontà, gli stessi capitali, le risorse materiali e finanziarie si spostano e si distribuiscono ormai senza bisogno dello spazio. Se si vuole, possono essere dappertutto. Il discorso può essere troppo lungo, voglio solo accennarlo. Provo ad immaginare che arrivino idee, gocce di esperienza da ogni città, da ogni nazione, dove i nostri sono e siamo approvati. Magari che un giorno arrivino loro stessi, gli emigrati, a parlare, raccontare, a visitare i luoghi nei quali hanno trascorso giovinezze e adolescenze. Con loro possono arrivare sorrisi, ricordi, ma anche progetti, offerte, capitali da investire. Orune di tutto questo ha un grandissimo bisogno. Sarebbe il suo farmaco salvavita. Noi che siamo della diaspora, che il male ce lo sentiamo addosso tutto, viviamo la lontananza come un'eterna pena da scontare. Aspettiamo un richiamo che non sembra arrivare mai. Riusciranno queste due sofferenze ad incontrarsi, a capirsi e, se il caso, a riconciliarsi.